Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo progetto. Una di queste mattine mi sono imbattuta in qualcosa di meraviglioso, ma siccome nulla succede per caso, ho scoperto Lee Carroll e il suo meraviglioso lavoro, quello di canalizzare. Lui sta canalizzando un'entità o un complesso di memoria sociale che si chiama Crayon. Questa entità Crayon è un'entità dolce e amorevole che attualmente è sulla Terra per aiutarci a entrare nell'energia di quella che chiamiamo nuova era, canalizzata durante le sedute dal vivo da Lee Carroll. Le parole ispirate di Crayon hanno cambiato molte vite e hanno portato amore e luce nei luoghi più bui del nostro essere interiore. Lee Carroll, come vi dicevo, è colui che canalizza questa entità. Californiano, laureato in ingegneria e imprenditore, ha vissuto la vita di ogni comune uomo d'affari americano moderno fino al 1989, quando a 48 anni ebbe la prima comunicazione di Crayon. Assolutamente estraneo a ogni conoscenza New Age, decise di pubblicare i messaggi che aveva ricevuto solo 3 anni dopo. Nel 1993 fa pubblicare Micro, il libro I tempi finali, che connetteva le prime canalizzazioni. Da allora i messaggi di Crayon sono stati raccolti in 14 libri, tradotti e pubblicati in decine di lingue. Io invece ho scelto questo come inizio, che si intitola La nuova umanità. Perché l'ho scelto? Perché mi sembra ideale per farvi capire che cosa siamo e cosa siamo venuti a fare, un po' quello che è il nostro discorso, quello che è il nostro cammino spirituale. Quest'opera raccoglie alcune delle più interessanti canalizzazioni di Crayon tenute di recente negli Stati Uniti e in Israele. Attraverso Lee Carroll, Crayon si rivolge alle vecchie anime per spiegare come si stia già realizzando il cambiamento nel nostro DNA che porterà al nuovo umano. Con semplicità e pacata saggezza fa percepire col cuore che la nuova energia è presente e viva nell'essere umano, oggi più che mai. Infonde un messaggio di speranza nel futuro e nella possibilità di raggiungere il massimo potenziale umano. Crayon arriva da noi attraverso Lee Carroll dopo il cambiamento della nostra convergenza armonica nel 1987, perché una volta cambiata la convergenza armonica della nostra Terra, non c'era più pericolo, non c'era più possibilità che succedesse tutte quelle predizioni, ok? Tutte quelle cose che le avevano fatto gli antichi. Comunque, sta di fatto che sarà una magnifica esperienza, ve la posso assicurare. Ora, io cosa volevo fare? Leggervi un pochino ogni giorno di tutto ciò che ha trasmesso e trasmette tuttora Crayon attraverso Lee Carroll. Da una parte i libri di Lee Carroll e naturalmente i messaggi di Crayon, e da un'altra parte in video volevo fare con voi una cosa molto interessante, che quest'idea me l'ha data una mia carissima amica, le parabole di Crayon. Un materiale che fa sì che, come dire, ci porta al cuore di quello che dovremmo intendere. Perché tante volte noi cerchiamo di capire attraverso la nostra mente alcune emozioni e alcune informazioni che riceviamo, ma quando c'è la mente, come dire, egoica di mezzo, è sempre difficile capire il senso perché la mente giudica. Quindi, attraverso le parabole, Crayon ci spiega concetti che
molto semplici ma profondi. Ora andiamo a vedere l'introduzione di Lee Carroll. Salve, sono Lee Carroll. Benvenuti al 14° libro di Crayon. Beh, magari non è proprio il 14°, dato che non so come contare i libri di Crayon. Qualche anno fa molti degli editori stranieri hanno realizzato le canalizzazioni e la sezione domande e risposte del sito di Crayon per pubblicarne altri secondo un diverso ordine di numerazione. Inoltre, negli ultimi 3 anni sono state generate 3 raccolte delle sue canalizzazioni ricevute nell'arco di 26 anni, quindi credo che dovrei dire benvenuti a un altro libro di Crayon. Solitamente qui inizio a parlare di Crayon come se voi non lo conosceste, avvertendovi che sono in arrivo delle strane canalizzazioni, ma questa volta no. Questo è il mio 26° anno e se state leggendo queste pagine, allora conoscerete già questa splendida e amorevole energia chiamata Crayon. Se questo libro vi è capitato tra le mani per caso, fatevi una bella risata. Il caso non esiste. Continuate a leggere. Il 13° libro uscì all'inizio del 2013 e fu presentato subito dopo la linea di demarcazione del 2012. Crayon aveva definito linea di demarcazione quella transizione perché fu il momento cruciale per determinare se l'umanità sarebbe rimasta oppure no. Il titolo di quel libro è La ricalibrazione dell'umanità e io faccio qui un piccolo appunto, lo leggeremo anche noi, lo studieremo anche noi. Andiamo avanti. Stava per verificarsi un cambiamento importantissimo che gli antichi avevano parlato. Crayon era qui proprio per quel motivo e tutto il libro sottolineava come era accaduto il tutto, rivelando informazioni profonde delle ere che lo avevano sostenuto. Non erano sue informazioni, era una storia sacra ed era la profezia dell'origine dell'umanità da secoli. Vorrei invitarvi a leggere quel libro se volete avere un quadro generale di quello che era cominciato a succedere su questo pianeta e delle canalizzazioni fatte poco prima che iniziasse il cambiamento. Eccoci qui, qualche anno dopo, ora cominciamo a vedere delle differenze, a percepire qualche trasformazione. A molti questa realtà che cambia genera paura, incomprensione e incertezza. Alla maggior parte delle persone ogni cambiamento crea disagio. Ciò significa che la sindrome del chissà cosa succederà è in splendida forma e che l'umanità sta entrando lentamente in un'epoca senza alcun cartello indicatore. Ci troviamo in un importantissimo cambiamento e mentre iniziamo a evolverci spiritualmente veniamo tirati e spinti in molte direzioni. Per potervi spiegare qual è il nocciolo di questo libro, vi rivelo una cosa che mi è successo e che è rimasto un segreto della mia vita per anni. Qui continua con il 21 dicembre 2012. Allora, questa è l'introduzione, ma io volevo fare un piccolo appunto qui, perché il 21 dicembre del 2012 il nostro pianeta è entrato nella quarta densità vibrazionale. Ogni entità la chiama a modo suo, sta di fatto che noi in questa densità iniziamo piano piano a cambiare radicalmente. Pensate che iniziamo a vedere attraverso il velo dell'oblio. Piano piano tutti si inizieranno a svegliare e poi inizieranno ad ascendere. Comunque se andiamo a vedere cosa ci dice Lee Carroll. Certe volte la rimembranza akashica gioca degli scherzi. Può rimescolare chi sei e dove sei e modificare la stessa realtà. Farei qui un piccolo appunto per chi non lo sa cosa sono i registri akashici.
Partirei proprio dalla parola stessa, Akasha, il termine sanscrito per indicare lettere. Nell'induismo il termine è utilizzato per indicare l'essenza base di tutte le cose del mondo materiale, l'elemento più piccolo creato dal mondo astrale, la qualità dell'etere o spazio e la capacità di far esistere tutte le cose al suo interno. In Hindi il significato dell'Akasha è cielo. Allora, se volete potete andare in internet a vedere più o meno, perché c'è una spiegazione tutta sua. Comunque, per farla breve, praticamente questi registri akashici sarebbero una specie di inventario cosmico o universale, ok? Dove risulta tutto ciò che è già successo. E comunque tutto ciò che ci è successo a noi, insomma tutto ciò che abbiamo vissuto nelle nostre varie incarnazioni, tutto una specie di tutto quello che è successo sulla Terra da quando è nata, ok? Questo e altre cose, se volete scoprirle, ci sono veramente indicazioni splendide. Partiamo da capo perché sennò non si capisce. Certe volte la rimembranza akashica gioca degli scherzi per rimescolare chi sei e dove sei e modificare la stessa realtà. Normalmente questo avviene in sogno, tuttavia se abbiamo dato il permesso e abbiamo espresso l'intenzione che le nostre esperienze di vite passate riaffiorino nel nostro adesso, la realtà potrebbe cambiare temporaneamente. A volte può capitare anche se non pensiamo di aver effettivamente espresso l'intenzione e quindi magari abbiamo iniziato a interessarci di cose esoteriche e a studiare energie nuove. Avete mai vissuto un'esperienza di confusione cerebrale o c'è mai stato nella vostra vita un cambiamento improvviso che non vi aspettavate? Se non lo sapevate, lo sapessi, vero? Non raccontatelo mai a nessuno se vi succede. È questo che rende così affollate le strutture psichiatriche. Perciò, naturalmente, questo è il nostro segreto. Episodi akashici di spostamento della realtà. In effetti, tra le vecchie anime è assai più comune di quanto crediate. Forse l'avete visto soltanto nei film, quando la musica diventa dolce e serena e le note sembrano sottolineare il cambiamento che sta per capitare a uno dei protagonisti. A volte lo schermo diventa bianco e l'immagine sgrana luccicando mentre gli oggetti hanno una sorta di alone e la magia del film che dice preparatevi all'irreale. Tuttavia nel mio caso non c'è nessun film e nessuna musica, oppure sì. Mi trovavo alle Hawaii, che per me è il centro del cuore sul pianeta. Era mattina e stavo andando a piedi verso un posto dove 900 persone si sarebbero poi incontrate per cantare, festeggiare e accogliere una nuova era sulla Terra. Era un importante raduno metafisico con il dottor Todd Vokaitis e il coro dei toni pineali. Durante la giornata avrei canalizzato più volte e sapevo che sarebbe stato importante, elegante, energetico e profondo. Ed ecco che passando in un punto che dominava l'oceano, all'improvviso non era più lì. Era una tipica bella giornata. A Maui nell'oceano soffiava un vento dolce e caldo. Era proprio come il respiro di madre natura, Gaia, che accarezzava gentilmente l'aria e diffondeva una brezza benevola e positiva che dava sollievo a tutti coloro che incontravo lungo il cammino. Riuscì a sentire l'eterno e infinito suono della risaca e iniziare a cantare nella mia Akasha.
quel posto nel DNA in cui è depositato ogni ricordo di ogni vita. Riflettei su come coloro che avevano vissuto qui secoli prima avessero goduto dello stesso suono, ma in qualche modo tutto si fuse con quel momento. Stavo scivolando lentamente nella foschia del mio passato. Ero qui ed ero là nello stesso tempo. Quelle onde immutabili e battenti si infrangevano e rotolavano su se stesse da eoni, proprio lì dove ero io. Era una forza possente e incredibile che racchiudeva i segreti di tutta la storia. Avevo vissuto tutto e avevo sopportato la guerra, la tempesta e il passare delle ere della terra ininterrottamente. L'emozione di un vento caldo sul viso in una straordinaria cornice oceanica non cambia molto nel corso dei millenni, o almeno non cambia la sensazione che si prova. In qualche modo porta con sé una nota di umidità della risacca sul volto e tra i capelli, e improvvisamente si fa parte di tutto quello che è successo lì. A volte non si vorrebbe neppure respirare per paura che la visione sparisca, mentre altre volte si vuole assorbire tutto, e allora si prende un respiro purificatore più grande possibile, si chiudono gli occhi, si alza la testa in direzione del suono delle onde, quel suono che non si ferma mai e, indipendentemente da chi c'è con noi, in quel momento si è soli. Questa esperienza della natura, se lo permettiamo, ci parla in modi che vanno oltre qualsiasi linguaggio conosciuto sulla terra. Può catturarci come il canto delle sirene che i marinai conoscono da sempre. Può trasportarci in luoghi che solo la storia della sabbia sotto i nostri piedi conosce. Io ero conscio del fatto che anche migliaia di anni fa il suono delle onde e del vento sul viso in un giorno caldo poteva farti fermare sulle tue orme. È quasi come se si sentisse la propria musica, come se gli elementi parlassero. Che cosa mi stava dicendo oggi? Era solo il vento, o c'era un altro linguaggio che cercava di raggiungermi? Forse questi elementi così puri mi stavano chiedendo di unirmi a loro per un momento. Forse stavano dicendo: io ti conosco, io ti conosco. Tutto a un tratto le mie scarpe erano sparite ed ero scalzo. La mia pelle era di un colore diverso, anche se non avevo modo di verificarlo, e i miei capelli erano fitti e lunghi. A volte sai semplicemente chi sei, come in un sogno in cui sei trasportato in un altro luogo e sei tutta un'altra persona. Sapevo di essere già stato lì, o almeno su quell'isola, in qualche modo non logico e immisurabile, con qualcosa che potessi capire. Stavo canalizzando? La sensazione era simile e quasi mi aspettavo di essere trasportato in quel luogo magico in cui avrei potuto vedere per davvero la luce della creazione e udire la musica dell'alto lato del velo. Ma quella volta no. Non so quanto tempo passò, ma mi fermai a guardare l'oceano. Ebbi un lieve capogiro, il che non è insolito in questi giorni, mentre lo era allora. Mi appoggiai contro un pilone stranamente incompleto e piuttosto grossolano. Ne ero consapevole e non volevo essere ferito da qualche scheggia di legno, perché avrei sentito il bruciore dell'acqua salata entrando in mare. Cosa? Non avevo intenzione di entrare in acqua. Che cosa stava succedendo? Stavo vivendo un momento akashico? O c'era dell'altro? Non era la prima volta che mi succedeva alle Hawaii,
ma era la prima volta che questa cosa quasi prendeva il sopravvento e mi portava con sé. Tenni gli occhi aperti, dato che non era qualcosa che volevo in quel momento. Speravo che tenere gli occhi aperti mi avrebbe trattenuto nella realtà presente, aiutandomi contro il capogiro, ma alla fine li chiusi. Dovetti farlo, la musica della risacca era troppo intensa e la sensazione di pace e serenità troppo seducente. Mamma era lì, ma non era veramente la mia mamma. Era la sua voce, una voce che non avevo più sentito dopo la sua morte 40 anni prima. Ma poi cambiò e non era affatto la mia mamma, era la mia mamma originaria. La voce era femminile, ma l'espressione era divina. Forse era la madre natura, o magari Pelé. Pelé nella mitologia hawaiana è una divinità del fuoco, della luce, della danza, dei vulcani e della violenza, e quindi la dea della creazione, ma anche della distruzione. Dopotutto ero alle Hawaii. Mi venne trasmesso un messaggio che ho tenuto segreto fino ad ora. Persino le persone a me più vicine non hanno mai sentito questa storia. È veramente troppo personale e piango quando cerco di raccontarla a qualcuno. Sapevo di essere un po' sotto pressione, dato quello che avrei fatto entro poche ore, quindi ero pronto ad accogliere un momento di dolcezza e pace, tutto per me. Quale fu il messaggio? Fu qualcosa di totalmente criptico che non riuscì a comprenderlo. Avete mai fatto un sogno e poi vi siete svegliati, ma quando avete cercato di parlare non aveva alcun senso? È stato così fino ad ora, fino a questo libro. Io non ricevo messaggi con voci lineari, non mi è mai successo. Io sento crayon tramite visioni e pacchetti di pensieri. È difficile da spiegare, ma lo faccio da così tanto tempo che per me è assolutamente normale. È un linguaggio a sé stante, come un'intuizione continua che rimane così che io possa percepirla, ed è davvero multidimensionale. A molti potrebbe sembrare sconclusionata, ma per me ha un senso. Io decifro tutto questo in una linea logica, diritta e lineare, chiamata discorso umano. È qualcosa che ho dovuto imparare a fare. Quelli che mi ascoltavano nei primi tempi sanno che mi facevo sudare così tanto che dovevo cambiarmi la camicia durante la pausa tra una canalizzazione e l'altra. Fu molto tempo fa. Ebbi la visione e non fu ciò che pensavo. Mi aspettavo ciò che avevo già visto in precedenza, una rivelazione del mio ruolo di una persona che a Maui correva verso la cima della montagna fino al tempio del giovanimento. Per me era un'immagine normale, molto reale, ma quello che mi arrivò era diverso, davvero diverso. Ero io in un antico passato di nuovo e io nell'adesso, ma c'era qualcosa di strano e particolare. La voce materna era un ronzio di sottofondo, ma le parole non erano chiare. Ricevetti anche delle immagini molto confuse. Il mio corpo era vecchio, ma non vecchio. Avevo degli anni, ma non avevo età. Come posso spiegarlo? All'improvviso era un futuro antico. E questo non aveva senso. Presumo che se misurassimo l'età in anni di Mosè, questo non sarebbe relativamente alla nostra percezione dell'età. Ero in un corpo giovane che aveva moltissimi anni, si misurava in secoli. Sentivo che tutte le esperienze della mia Akasha era dentro di me. Vivo sulla terra. Mi sentivo così potente da poter quasi volare e lo sapevo con certezza.
La voce materna continuava a ronzare e non riuscivo a sentire nulla in modo chiaro. Mi resi conto che quella voce era semplicemente il fondale dell'energia dentro cui questa visione doveva esistere. La mia saggezza era talmente grande che avrei potuto scrivere volumi praticamente su tutto. Avevo il controllo sulla mia salute e su come invecchiare e avevo fatto mie le leggi della fisica. Sapevo tutto e sentivo di poterlo controllare. In quel momento nella mia mente c'era soltanto una spiegazione. Sul pianeta era stato un maestro asceso. Adesso capisco la vera impressione e mi sento così sciocco per la mia mancanza di comprensione. Ora sapete perché non ne ho mai parlato. Per tutti questi anni ho sentito che quella era una visione dell'ego, completamente e totalmente fabbricata da quella parte di me che cercavo di sopprimere. Non avrei mai raccontato a nessuno che avevo avuto una visione in cui ero un maestro asceso reincarnato. Pensavo che sarebbe stata la cosa peggiore che chiunque avrebbe potuto ascoltare e mi avrebbe piazzato immediatamente nella stessa categoria di tutti quei guru che vogliono scucirvi denaro per perdonare i vostri peccati o che vi fanno sedere ai loro piedi per 5.000 dollari l'ora mentre contemplate il vostro ombelico o il loro. Ma adesso so che cosa riguardava veramente quel messaggio. Finalmente ora capisco pienamente che cosa avvenne quel giorno. Il registro akashico del nostro corpo è multidimensionale. Anche se noi lo percepiamo lineare, come una sorta di libro di storia, non lo è. Riguarda e ricorda l'energia di intere vite di emozione, compassione e lezioni, ma non è tutto. Esso proietta anche, in uno stato multidimensionale, il tempo lineare che noi conosciamo non esiste affatto. È un tempo circolare, con potenziali di energia che si ripetono. Un cerchio non finisce mai e il tempo non finisce mai. In un cerchio non c'è inizio o fine. Allora, questo significa che il nostro futuro è contenuto in quel cerchio chiuso? Com'è possibile, dato che siamo noi a creare il nostro futuro man mano che andiamo avanti e gli eventi non sono ancora successi? La risposta è difficile da insegnare, se non impossibile. Pensatela in questo modo. In quel cerchio c'è un'infinita quantità di possibilità per un'infinita quantità di tempo. Tutte le possibilità. Quando creiamo le cose, attiviamo certe possibilità che sono già lì come potenziali in attesa di essere attivati. Nel processo di attivazione di qualcosa di nuovo, però, creiamo anche l'attivazione di un gruppo di altre possibilità future che sono collegate adesso in modo naturale. Prendo spunto da Bruce Lipton e Greg Braden quando parlano di come la corda di una chitarra vibra in maniera armonica se una frequenza vicina ad essa è abbastanza alta. È la stessa frequenza o nota musicale, perciò senza che venga toccata, la corda può reagire con una vibrazione risonante perché l'altra corda suona lì accanto. Il tempo è simile e se cercate qualcosa di profondo come un'invenzione rivoluzionaria, qualcosa crea vibrazioni che risuonano con i potenziali del futuro. Ora che l'invenzione esiste. Queste risonanze non sono predizioni o profezie, sono piuttosto delle cose che semplicemente risuonano sul cerchio del tempo futuro. Confusi? D'accordo, eccovi una metafora. Pensatela così. Supponiamo che abbiamo una partita di campionato di baseball. Siete in pareggio e avete un uomo in terza base. In questo ipotetico scenario, questo potrebbe essere il punto vincente della partita ed è un setup
del futuro. I tifosi sono in risonanza con il setup della vittoria e sono ansiosi e gioiosi. Quello che succederà non è garantito e molti fattori potrebbero modificarla. Ma avere l'uomo in terza base è un forte potenziale per la vittoria. Quindi, se qualcuno dicesse «Penso che vinceremo», sarebbe una previsione del futuro? E un pio desiderio significa percepire l'energia del potenziale che è presente. Avete l'uomo in terza base e in risonanza con il potenziale di una vittoria nel futuro. Superare la linea di demarcazione del 2012 è stato ben più del momento in cui abbiamo superato un punto critico della nostra storia. Era un setup per il futuro e tutto quanto ha iniziato a risuonare in quel cerchio multidimensionale del tempo. Secondo la fisica quantistica, questo è il paradigma di come il tempo funziona veramente. Il tempo varia anche con la velocità, la gravità e a questo punto chissà che altro. Ogni anno che passa scopriamo nuove cose nella nostra realtà.